parte io venni chiamato da Berlusconi per colpa di Confalonieri, perché lui disse: io non condivido sta cosa che stanno facendo, però tu non puoi dire no al Cavaliere. Siccome c'era di mezzo il posto di lavoro, naturalmente io andai ad Arcore e mi disse queste tre o quattro cose il Cavaliere. Mi disse: sai che ci sono le elezioni il 27 di marzo, sai che io sto facendo un partito. Io ho detto: certo, sai che vinco le elezioni. E io prova te a dirgli di no, cioè, dice, certo, e io poi faccio presidente del consiglio. E io dice, mi sembra tutto evidente, anche perché era difficile, diciamo, avevo poco più di 30 anni, era difficile di mettersi via a firmare, è sicuro, eccetera. Insomma, ero in una posizione un po' scomoda. Non che questo diciamo fu un'influenza assoluta, però poi dopo l'ho visto con una gran fortuna, insomma, nel senso che a quell'età lì avere l'opportunità di fare questa roba qui, insomma, era una sfida francamente anche difficile, però insomma, era un periodo entusiasmante, insomma, c'è poco da fare, cioè, chi l'ha vissuto, come qui c'è Niccolò Quercci, che era l'assistente di Berlusconi in quel momento lì, e chi l'ha vissuto lo sa, cioè, era un momento di entusiasmo, insomma, un momento di quasi di incredulità, lo dico francamente, cioè, di dire, ma questo uomo qua, in questi mesi qui, cioè, in nulla praticamente dal punto di vista temporale, no, un partito per organizzare ci mette anni, decenni, in nulla, e invece funzionò.